Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vorrei parlarvi di una condizione molto particolare che si può verificare durante il sonno, ossia la paralisi del sonno. Ed è una condizione che coloro che hanno sperimentato, anche se soltanto magari una volta nella vita, non dimenticano, perché è veramente una condizione particolare. Durante il sonno ci si sveglia all'improvviso, quindi si è vigili, si è coscienti, ma completamente paralizzati, incapaci di muoversi. E oltre a questo si percepisce una figura che incombe minacciosa, un'ombra, qualcosa di diabolico, di malvagio che vuole fare del male. Il nome scientifico della paralisi del sonno è paralisi ipnagogica e fa parte delle parasonnie, ossia quel gruppo primario di disturbi del sonno di cui fa parte quello forse più famoso che è il sonnambulismo. Però prima di entrare nel vivo della paralisi del sonno e spiegarvi un pochino più nei dettagli che cos'è, che cosa accade, volevo fare una breve introduzione sul sonno. Noi sappiamo che è lo stato di riposo in cui dormiamo, però dal punto di vista scientifico è un meccanismo molto particolare e anche piuttosto complesso. È un processo fisiologico, ciclico e periodico che si alterna allo stato di veglia. Accade ogni giorno perché noi con frequenza ciclica e periodica ci addormentiamo e poi ci svegliamo, quindi c'è il classico ciclo sonno-veglia. Durante il sonno ci sono delle fasi ben definite. E mantenere un equilibrio e una regolarità nel ciclo sonno-veglia è assolutamente fondamentale per la salute psicofisica. Tanto è vero che le persone che hanno disturbi del sonno o che non riescono a dormire con regolarità, spesso durante il giorno sono più distratte, più disattente, più stanche, fanno più fatica a concentrarsi e se ovviamente la persona non dorme per tantissimi giorni di seguito, ci possono essere delle conseguenze addirittura devastanti. Però al di là di quello, durante il sonno noi abbiamo delle fasi particolari e definite. Abbiamo la fase 1, che è quella dell'addormentamento, è una fase di transizione, una fase di passaggio, diciamo così, in cui le onde cerebrali e i movimenti oculari sono lenti ed è definita la fase del sonno non REM. Poi abbiamo la fase 2, che è quella del sonno leggero. Qui c'è un rilassamento muscolare, la riduzione del battito cardiaco e della temperatura corporea. Poi abbiamo la fase 3 e la fase 4, che sono la fase del sonno profondo e del sonno molto profondo. In questo caso c'è un recupero delle energie, si entra proprio nella fase del riposo muscolare e se si viene svegliati all'improvviso in questa fase del sonno c'è un senso di disorientamento, si rimane comunque con una sensazione di malessere. Poi c'è la fase del sonno REM, in cui il battito cardiaco e la respirazione aumentano, c'è un rapido movimento degli occhi. I muscoli sono quasi immobili e in questa fase si verificano i sogni. E proprio questa fase è fondamentale per capire bene che cosa sia la paralisi del sonno e che cosa accade durante questa condizione. Proprio perché la paralisi del sonno è una condizione che si può verificare nella fase del sonno REM. Abbiamo detto che in questa fase del sonno i muscoli sono quasi paralizzati e il corpo è immobile. Questo è una specie di meccanismo di protezione che il corpo ha per evitare di muoversi, di cadere o addirittura di farsi del male durante i sogni, perché magari ci possono essere dei sogni agitati che ci portano magari ad avere uno stato di inquietudine, ci si può muovere involontariamente, si potrebbe cadere, farsi del male, quindi il corpo mette in atto questo meccanismo di protezione che paralizza i nostri muscoli in modo che sia impossibile muoversi e quindi farsi male. Poi, quando termina la fase del sonno REM, i muscoli ricominciano a muoversi, riprendono il loro tono e tutto torna alla normalità. A volte però accade che il risveglio non coincida con la ripresa del movimento muscolare, quindi la persona si ritrova sveglia, cosciente, ma incapace di muoversi e questa condizione si chiama paralisi del sonno. Però, come dicevo prima, oltre a questo, accade spesso che le persone in questa fase
fase vedano delle ombre, delle figure minacciose, vedano delle figure che possono sembrare quasi delle allucinazioni, qualcosa che può assomigliare a una figura paranormale. E anche per questo c'è una spiegazione scientifica. In questa condizione si verifica una combinazione tra l'attività mentale del sogno e lo stato di veglia, e questo provoca delle allucinazioni che vengono avvertite dalla persona come delle visioni o delle sensazioni di paura. Infatti è proprio la paura ad essere l'emozione centrale in questo stato di paralisi del sonno. Intanto perché una persona che si sveglia completamente paralizzata si spaventa ovviamente, ma poi anche perché ci sono appunto queste figure che sembrano voler fare del male. E questo può accadere perché magari il sogno che si stava facendo non è proprio dei più rosei, dei più tranquilli, quindi gli elementi del sogno minacciosi vengono proiettati sull'immagine che voi vedete come immagine allucinatoria, e quindi su questa immagine si possono andare a collocare queste figure che in realtà erano presenti nel sogno. Quindi il cervello fa tutta un'elaborazione di questo tipo e vi fa percepire una sensazione di questo genere. Come dicevo prima, oggi la scienza ha dato almeno in parte una spiegazione a questo fenomeno. Però in antichità si pensava invece che fosse un fenomeno paranormale e che avesse a che fare con streghe, demoni, fantasmi, figure comunque dell'aldilà che arrivavano dal dormiente per dare dei messaggi o addirittura a volte si pensava per rubargli l'anima. Ci sono molte leggende antiche che riguardano la paralisi del sonno, ma quasi tutte hanno a che fare con spiriti maligni che si vogliono impossessare della persona che dorme, oppure streghe, fantasmi, diavoli, demoni che arrivano per rubare l'anima della persona che sta dormendo. Alcuni dicevano che la figura cosiddetta paranormale, la figura allucinatoria, voleva entrare nel corpo della persona che dormiva per impossessarsene e controllare poi da sveglio i suoi comportamenti per fare del male agli altri. Quindi ci sono veramente un sacco di leggende, io ho letto veramente di tutto e di più, ma quello che mi ha colpito in modo particolare è che gli scienziati hanno tenuto una porta aperta alla spiegazione paranormale, perché hanno detto: noi siamo riusciti a dare una spiegazione che possa arrivare solo fino ad un certo punto. Tutto il resto comunque rimane un mistero, perché una spiegazione scientifica a tante cose che accadono nella paralisi del sonno non sono riusciti comunque a darla. E quindi in parte c'è una spiegazione, ma in parte resta ancora un mistero. Quello che più o meno è stato confermato è che la paralisi del sonno sembra essere più frequente in persone che soffrono di ansia o che comunque sono più stressate, oppure in quei casi di persone che hanno all'interno della propria famiglia qualcuno che ha avuto lo stesso tipo di esperienza. È frequente tra figli e genitori, fratelli e sorelle, insomma, con casi, diciamo, di parentela abbastanza ravvicinata. Quello che posso dirvi è che a me personalmente non è mai capitato e spero che non mi capiti mai, perché mi sembra veramente una sensazione molto inquietante. Certo, sapere che c'è una spiegazione particolare, che comunque dopo pochi minuti tutto si riattiva e tutto torna alla normalità, sicuramente può essere un pochino confortante qualora dovesse capitare, perché dovesse capitare, magari uno si fa venire in mente che c'è una spiegazione, che tutto passa, basta restare tranquilli, e sicuramente può essere meno minacciosa, però credo che viverla in prima persona sia comunque un'esperienza abbastanza inquietante, quindi spero che non mi succeda. Fatemi sapere nei commenti se vi è mai capitata una cosa del genere o se conoscete qualcuno a cui è successo. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.